anche per noi una felice, positiva sorpresa, che in questo clima di incertezza, di preoccupazione, gli studenti e le famiglie reagiscono in modo così adesivo alla proposta della giornata di orientamento che viene dall'Università di Macerata. Siamo ovviamente, come puoi immaginare, molto, molto contenti per l'Ateneo e per la città. Una bella sorpresa anche per il rettore Francesco Adornato, che ha dato il benvenuto a Macerata ad oltre 400 ragazze e ragazzi, la maggior parte future matricole UNIMC. San Bugheto Montecassiano. Da Iesi. Io da Trania. Corridonia. Fabriano. Da Macerata. Da Potenza Picena. Da Civitanova Arche. Da Locorotondo. Chiaravalle, provincia di Ancona. Montevideo Querrado. Come avete sentito, tante le provenienze, buona la rappresentanza marchigiana, ma questa mattina tante le partenze anche da Abruzzo e Puglia. Tutti comunque accomunati da obiettivi di futuro ben precisi, grazie all'offerta dell'Ateneo nato nel 1290. Una bellissima città dove secondo me ho proprio a forma di studente, quindi dove ognuno può trovare, diciamo, il posto per sé e vivere anche in tranquillità l'esperienza universitaria. Ho fatto la triennale qui a Macerata, mediazione linguistica, e adesso ho intenzione di proseguire sempre qui. Ho studiato il cinese oltre che il tedesco, ho pensato a Macerata comunque come opportunità di continuare lo studio di questa lingua. Cioè, sono ancora indeciso, infatti sto facendo gli open day apposta, oggi ne ho 3 e vedremo, insomma. Adesso vediamo questo open day, come si svolge e soprattutto quello che ci rappresentano gli istruttori, i professori, tutto quanto. Io ci ho fatto la triennale qua e pensavo di continuare appunto qua perché mi sono trovata bene. Un po' per comodità, un po' per gli amici, il fatto che comunque siamo vicino a casa, mi rimane molto più comodo. Volevo qualcosa di specifico, qualcosa anche di diverso dalle tipiche città scelte, qualcosa di più esclusivo anche. Mi piaceva, era molto interessante, le persone che conosco me ne hanno parlato molto bene. Vorrei continuare un percorso già iniziato e poi interrotto, adesso vorrei riprendere. Perché penso che completa gli studi con la scuola che ho scelto per le superiori e penso che ha svariati sbocchi che possano, come dire, semplificare la vita forse. Perché ci abito, molto il concetto, no, anche perché cioè, nella zona, cioè non è che se vai più lontano ci sta tanto da meglio, quindi alla fine è meglio restare vicino a casa.